Buongiorno a tutti, questo è Cronaca di Trasporto Pubblico, il podcast con le notizie più importanti sul trasporto pubblico di Roma scelte da Odissea Quotidiana. Oggi 4 giugno parleremo dei nuovi autobus snodati, della presentazione delle nuove vetture ibride e del Flambus di questa mattina a Piazzale della Marina. Sono finalmente entrati in servizio i nuovi autobus snodati. Si tratta di 20 vetture che andranno a potenziare il servizio delle linee del quadrante est della città, già servite da mezzi snodati. Questi autobus, modello Urbanway di 18 metri, sono prodotti da Iveco e sono arrivati a Roma a febbraio 2021. Tutte le caratteristiche le trovate su Odissea Quotidiana. Giovedì mattina Virginia Raggi ha presentato in Piazza Nervi all'EUR le nuove vetture destinate ad ATAC, tra le quali anche i primi 30 autobus ibridi. I 30 fanno parte della fornitura di 100 mezzi Mercedes acquistati da ATAC in autofinanziamento e saranno destinati al deposito di Portonaccio, mentre gli altri 30, destinati al deposito di Magliana, rientrano nella partita dei 62 autobus ordinati da Roma Capitale su piattaforma Consip e prodotti da Industria Italiana Autobus. Troverete una piccola galleria di foto sempre su Odissea Quotidiana. Un autobus della municipalizzata romana ATAC ha preso fuoco a Piazzale della Marina questa mattina, 4 giugno 2021. Questa vettura era impiegata sulle navette sostitutive del tram 2 fermo da novembre dell'anno scorso. Da inizio anno sono in totale 7 gli autobus che hanno preso fuoco a Roma. Anche in questo caso su Odissea Quotidiana troverete il video dell'incendio.